grazie a Giorgio Tronca, prima il Veneto. Buonasera. Grazie dottore, buonasera a tutti. Buonasera Tronca. Allora, è guerra tra maggioranza e opposizione su premierato e autonomia. Giorgio Tronca, qualcuno ha scritto questa manifestazione deve veder partecipare tutti gli autonomisti, gli indipendentisti, chi vuole in pratica la libertà. Voi siete, vi ritenete tra coloro che sono stati invitati a partecipare o no? Allora, prima di tutto volevo affermare che mi sono indipendentista, sono orgogliosamente indipendentista, che sia chiaro. Dopo, si parla tantissimo di queste robe, come ho visto alla Camera, come ho visto un altro teatrino, no? Dove quello che ho percepito dall'esterno è cosa? Se cercare di giustificare una presa di posizione. Mi faccio capire. Allora, la gente che ha capito poco, anche a me, non ha capito nessuno, cosa che esiste autonomia differenziata, perché il concetto principale già era partito sotto un altro punto di vista. Adesso si parla di differenziata, è qualcosa che non si c'era a nessuno. Cioè la che sviluppi tra chissà quanti anni, che sei LEP, che sei tutte queste robe che si accavalla, che comporta cosa? Comporta un rallentamento sicuro che i giorni, anche i 2427 giorni, diventerà chissà quanti, diventerà veramente, dove dire decine di migliaia, se andiamo avanti così. Allora cosa succede? Allora gli altri, direttore, in Parlamento che è teoricamente una maggioranza, no? E questa idea quasi sta tolta dalla maggioranza, se non erro, no? E ora mi domando, se la maggioranza veramente ha tolto questa idea qua, perché c'è questo problema di tutto? Cioè si va avanti e si arriva alla conclusione. Invece pare che si cerca non di giustificare, ma di fare in modo tale che una scelta che, ripeto, è ancora un po' labile, secondo me, perché la mia è l'autonomia differenziata, non credo assolutamente, per me non c'è autonomia, tanto figuriamo se c'è indipendenza, cioè siamo su un altro mondo, no? Si cerca di fare pensare a gente che abbiamo fatto nonostante il 5 Stelle sia intervenuto qua a Bandiera, nonostante siamo riusciti, ma io, la maggioranza il ragazzo che problemi hai sti qua, direttore? Cioè stiamo facendo tanto casino per niente sostanzialmente, perché se c'è una maggioranza si va avanti, punto. Ma in pratica sono andati avanti sia pure a rilento e adesso c'è il voto alla Camera, quindi diventa legge l'autonomia differenziata. Dopodiché sarà possibile trattare su nove materie in cui l'EP non c'entra, e quello sarà un inizio, ovviamente un inizio al rallentatore dopo tanto tempo, ma io dico, le guerre non è che si vincono così con la bacchetta magica. Lei ha perfettamente ragione. Cioè, se uno si arrende all'inizio. Però poi dobbiamo ancora cominciare. Beh, certo. Perché invece di farmi, scusi, invece di fare questi grandi, non cominciano a spiegare bene in cosa consiste questa autonomia differenziata? Perché io sono a contatto con molta gente, direttore. Molta gente che crede nell'autonomia, nell'indipendenza, crede. E non gli è mica chiaro questo discorso qua, no, non che sia chiaro, cioè non capisce dove che si vuole arrivare, perché se si è partito in un modo e dopo ben veniva col tempo si cambia e pare quasi che si capisca sempre conquistare qualcosa. In realtà, direttore, non si conquista niente, si continua a rumegare, come si dice, no, a raspare per terra e mettere sotto la testa, che capisco. Intanto di autonomia, di indipendenza non si parla neanche, si parla di differenziata dell'EP. Ma cosa esiste l'EP? Ma cosa vuole questo l'EP qua? Livelli essenziali di prestazione, cioè, devo dire, capito. Però Tronca, lei no, allora non ha seguito spesso Focus, per cui l'abbiamo spiegato tante volte. Io la seguo sempre, direttore, anche se non ci crede. No, lo so, comunque devo dire che ha seguito. Noi cerchiamo di essere chiari e semplici, insomma, abbiamo invitato qui tante persone che mi pare che la
l'abbiano spiegata molto bene, ma continueremo. In sostanza, facevo un esempio pratico prima, ciascuno ha le sue risorse in base a dei parametri che devono essere indicati attraverso il LEP, dopodiché se le gestisce lui, se amministra bene è lui che amministra bene, se amministra male non potrà dire perché Roma, qua e là, lo Stato centrale, no, la responsabilità è di chi amministra. Sulla manifestazione di venerdì, se sarà un successo, se sarà una manifestazione che lascerà una traccia, prego. Allora, io parlo come primo veneto, appunto, e secondo me non sarà un successo, e assolutamente noi la nostra vittoria l'abbiamo ottenuta con le elezioni europee 2024, dove invitavamo tutti a rimanere a casa. E ricordiamo che l'astensione ha raggiunto il 53%, cioè oltre la metà degli aventi diritto non hanno votato. Io credo che la manifestazione a Vicenza avrà i suoi numeri, però non raggiungerà l'obiettivo prefissato. A Montecchio Maggiore. Giorgio Tronca. Grazie, buonasera direttore. Prima il Veneto, l'unica soluzione.